Spider-Man, chi è questo dottor Michaels? Credo sia lo scienziato a capo del progetto Respiro del Diavolo. Sai dov'è? Più o meno. La Sable sostiene che è sotto protezione in un rifugio da qualche parte in città, ma nessuno vuole dirmi dove. Credevo collaborassero con voi. Anch'io. Ok, forse so come trovarlo. Ti faccio sapere se ci riesco. Ehi, hai trovato il dottor Delaney alla festa? Sì, ma anche Martin Lee. Oh no, cos'è successo? Martin l'ha corrotto e l'ha spinto al suicidio. È terribile. Dobbiamo fermare quell'uomo. Ci riusciremo. Prima di morire, Delaney ha fatto un nome. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Chi è? Non lo so, ma scommetto che lavora sul respiro del diavolo. Hai scoperto qualcosa dal dossier del progetto? Sì, tieniti forte. Qualche anno fa Osborne ha chiesto a Fisk di costruire un laboratorio fuori dal controllo delle autorità. Un laboratorio? Per il respiro del diavolo? Se è pericoloso come sembra, non mi stupirebbe. Dov'è il laboratorio? Non lo so. Osborne ha ordinato a Fisk di distruggere tutti i documenti. Restano solo le fatture emesse dalla Fisk Construction e intestate personalmente a Osborne. Conoscendo Fisk, le avrà conservate per ricattare il sindaco. Tutto riconduce a Norman Osborne. Forse è ora di fargli un'improvvisata. Dubito ti dirà qualcosa di utile. Meglio non chiedere, infatti. Squadra Sable, qui comando. Richiedo rapporto da Grand Central. Punto di controllo Delta assediato dai demoni. Una banda di terroristi miete vittime tra i cittadini americani con un attentato dinamitardo, ma invece di essere cancellati dalla faccia della terra, questi criminali mascherati vagano a piede libero e continuano ad attaccare le case di persone innocenti, come il CFO della Oscorp, Charles Standish. Possibile? Sei in diretta con J. Jonah Jameson. Sì, mio cugino lavora come secondino al penitenziario e mi ha detto che i demoni non aprono bocca, mai. Non parlano neanche con i loro avvocati. In effetti ho sempre guardato i demoni con preoccupazione. Non sono criminali qualsiasi. Non sembrano neanche comuni terroristi, anche se organizzano attentati in pieno stile. Eppure hanno molti punti in comune con le sette religiose. Altro che setta! Quei balordi sono fuori di testa. Mi aspetterei di tutto da loro. È spaventoso, vero? Significa che dobbiamo vivere nella paura? Guardarci costantemente alle spalle? Aspettarci un attacco da un momento all'altro? Per come la vedo io, la risposta è sì. Ok, da lì posso raggiungere l'ufficio di Norman. Prima di entrare devo disattivare i sistemi di sicurezza. Se mi scoprissero, potrebbero isolare l'intero edificio. Forse posso violare i moduli della rete di sicurezza dall'esterno. Cavi di rete. Devo solo seguirli fino al modulo di sicurezza. Thank you.
Bene, un modulo di sicurezza. Dovrebbero essercene 4 nell'edificio. Mi semplificherà la vita. Che succede? Sicurezza, rapporto. Qui squadra Sable Alpha. Si direbbe un'avaria elettrica. Ricevuto. Sorvegliate l'esterno mentre proviamo a isolare il problema. Peccato, ero quasi ottimista. Tutte le squadre Sable, abbiamo rilevato un problema software. Stiamo contattando uno specialista. Ricevuto, proseguo la perlustrazione. Il secondo modulo. Tutti gli agenti, abbiamo perso il controllo di un sottosistema. Protocollo Delta avviato. Quando passerà questa moda dei droni? Squadre Sable, fate rapporto. Ricognizione esterna negativa, tutto in ordine. Confermate il problema software. Non è verificato, stiamo valutando. Mantenete lo stato di allerta. Ok, mancano altri 2 moduli. A tutte le squadre Sable, potremmo avere un ospite indesiderato. Stiamo analizzando i dati in nostro possesso. Restate allerta. Ricevuto, comando.
Devo muovermi. Ehi, MJ, sarei un po' impegnato. Sarò breve. Ho trovato una pista per localizzare Charles Standish. Credo di poterlo raggiungere per parlargli. Sapeva del dottor Delaney. Probabile sappia anche di Morgan Michaels. D'accordo, ma non fare follie. A proposito di follie, dov'è l'ultimo modulo? Questo è l'ultimo. Perfetto. Ora posso accedere all'ufficio di Norman. Speriamo di trovare indizi su Michaels e sul respiro del diavolo. Ricognizione esterna negativa. Abbiamo l'isolamento? Non ancora. Il signor Osborne è impegnato in una chiamata importante. Continuate a cercare. Non siamo soli. Ma no, ci siete solo voi e i ragni. Sono due passi avanti a te, Wilson. Ho già mandato i miei uomini a rastrellare i documenti. Se denunci il nostro accordo, sarà la tua parola contro la mia. E non sono io quello in galera. Aspetta. Norman è al telefono con Wilson Fisk. La statua Neo? Di cosa stai parlando? La statua Neo dalla casa d'aste. Deve trattarsi del dossier che ha trovato MJ. Chi ha il dossier? È in mano nostra, Norman. Ma non dice tutto. E questo mi costringe a compiere un'effrazione palesemente illegale, sebbene moralmente accettabile. Speriamo che il tuo computer possa aiutarci. Jackpot. GR27. Il capo ricercatore è il dottor Morgan Michaels, ma la posizione del laboratorio è oscurata. CRISPR controllate da IA. Se funzionasse, potrebbe curare qualsiasi malattia genetica. Fibrosi cistica, Huntington. È pazzesco! Inquietante. Wow, il GR27 è il respiro del diavolo. È pensato per curare le malattie, ma al momento equivale a un'arma biologica. Il dottor Michaels è in possesso dell'unico campione. Ecco perché lì lo vuole. Se trovo Michaels, trovo il respiro del diavolo. Ehi, Pete, che c'è? MJ, senti questa. Il respiro del diavolo non è un'arma biologica, ma un trattamento contro le anomalie genetiche. Purtroppo è ancora imperfetto e lacera i tessuti invece di curarli. Dobbiamo rintracciare il dottor Michaels. La Sable non deve gestire una sostanza così letale. Forse ho una pista. Charles Standish si trova nel complesso Sable di Central Park. Se qualcuno può aiutarci a localizzare Michaels, quello è il CFO della Oscorp. Sto provando a raggiungerlo. Raggiungerlo? Quel posto pullula di guardie! Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. MJ in un complesso della Sable. Rischia di finire male. Devo correre a Central Park. Doc ha provato a chiamare. Peter, finalmente ho capito. Dipende tutto dalla mente. Prendimi. Un intelletto dal potenziale infinito, ma imbrigliato in un corpo vecchio e stanco. Ma pensa a cosa potrebbe fare se fosse libero. Lo sviluppo dell'interfaccia neurale non deve riprodurre i limiti della nostra forma fisica, ma esplorare i regni dell'immaginazione e delle possibilità. The
deve estendersi fino alla mente. Non avevo mai sentito Doc così entusiasta. Spero non sia troppo entusiasta. A tutte le unità, segnalata una pressione. Ho una scarsa copertura. Dovrei cercare altre torri da attivare. Diavolo sei, MJ. Oh, porca. Raggiungerlo. Quel posto pullula di guardie. Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. Standish è lì da qualche parte. Devo superare quella guardia. Vediamo se le esche di Pete funzionano davvero. Quel buco nella rete può fare al caso mio. Devo solo distrarre la guardia. Chi è il genio che ha lasciato un circuito sulla recinzione? Togliti dai piedi. Cos'è stato? Devo andare. Subito. Vado a controllare l'ospite. Aspetta qui. Roger. Ospite. Deve essere Standish. È qui da qualche parte. Devo attirarlo lontano dalle scale. Che cos'è? I demoni uccidono chiunque sia collegato al respiro del diavolo. Standish è in pericolo. Dovrei scattare una foto. Ecco fatto. Meglio muoversi. Lo sapevo. Devo arrivare a quella tenda. Standish è al sicuro. Chiudete le comunicazioni. Non voglio fughe di notizie. Il generatore! Non lo terrà occupato a lungo. Comando, rapporto. Niente da segnalare. Ok.
dirà, trasferiremo Michael al nuovo rifugio. Stanno per trasferirlo. Devo scoprire il più... Signora, Bravo e Charlie sono pronti a trasferire il dottor Michaels. Aggiungete altre due unità. Ha con sé l'unico campione di respiro del diavolo. Non rischierò un'epidemia. Agli ordini. Aggiungete altre due unità. Abbiamo un potenziale problema, attendete. Niente da segnalare, comando. Sembra importante. Rifugi. Se il dottor Michael sei in uno di questi, Standish potrebbe dirmi quale. È la tenda di Standish. Assurdo che Michaels giri col respiro del diavolo. Osborne non si fida di nessun altro. Spero che il suo ego non sia la sua rovina. O la nostra. Ancora? Ma cos'hanno queste luci? Per poco. Forza, forza. Sospetto, perlustro l'area. Niente, il settore è sicuro. Comando, un rumore sospetto, perlustro l'area. Standish. Oddio! Charles, dov'è il dottor Morgan Michaels? Ti manda Martin Lee, vero? No. Se vuole uccidermi, deve farlo di persona.
Diglielo! Non lavoro per i demoni e nemmeno per Sable. Sono una giornalista. E voglio fermare Martin Lee. Proprio come lei. Watson. Ho sentito parlare di te. Sable non vuole ascoltarmi. Tiene prigioniero Michaels sulla Bowery e conta di trasferirlo in un nuovo rifugio domani a mezzogiorno. Ma sta ignorando Grand Central. Grand Central? Ho sentito i demoni parlarne. Stanno andando lì per... Per cosa, Charles? Cosa vogliono prendere a Grand Central? Ma quello è... Ma che cosa... Charles! Ma non era un agente della Sable? No, decisamente no. Ho sentito qualcosa. Spiacente, Charlie. Ok, dobbiamo andare. No, aspetta, sa qualcosa! Il salvataggio più imbarazzante della mia carriera. MJ l'ha presa male. È il meglio che riesci a dire è spiacente Charlie. È tutto uno scherzo per te. Cosa? MJ, no, ho sbagliato, ok? Era per sdrammatizzare. Sdrammatizzare, certo. È il motivo per cui ci siamo lasciati, ricordi? Pensavo ci fossimo lasciati perché volevi dedicarti alla carriera. Ci siamo lasciati perché continuavi a trattarmi come una bambina. Non farlo, MJ, lascia stare, MJ. Troppo rischioso, MJ. Non avrò superpoteri da ragno, ma non puoi tenermi sotto una teca. Ti sei introdotta in un complesso militare che... Ehi, sai una cosa? Possiamo parlarne un'altra volta? Che ne dici? Cosa hai scoperto su Michaels? Va bene. Michaels è da qualche parte alla Bowery. Sable lo trasferirà domani a mezzogiorno. Perfetto. C'è altro? Stava parlando di Grand Central prima che facessi irruzione, no? Sì, diceva... Non importa. Ascolta, devo andare, Peter. Ho del lavoro da finire. Peter... Questo dimostra che è ancora arrabbiata, Peter. Complimentoni, supereroe.